un recupero in maniera proprio massiccia, e ritengo che qui bisognerebbe studiare la questione, cioè come minimo seguire il ruolo e le funzioni che hanno avuto le forme di cultura alternativa. Proprio oggi, in un video che abbiamo fatto io e Orazio, dopo l'ennesima denuncia che abbiamo fatto contro certi personaggi della politica che si presentano come innovatori, invece sono peggio dei precedenti, d'altronde la caratteristica della politica italiana è questa, viene venduto come innovatore e risolutore di chissà quali problemi, chi già per conto suo è molto peggio di quelli che ci sono, quelli che l'hanno anticipato. E da questo punto di vista ho letto un articoletto relativo a un'opera teatrale e che mi ha colpito molto, io non sapevo che c'è stato l'altro giorno, non ci sono andato, in cui si diceva che la crisi determinata dall'aumento delle informazioni relative non solo al presente ma al passato è una crisi che ha colpito profondamente le ideologie, e le ideologie del passato saranno sicuramente superate, almeno quelle ideologie legate a fattori estremamente contingenti che non tengono più presente. Consideriamo ad esempio l'ideologia marxista, che parte da considerazioni di carattere operaistico e soprattutto legato a una visione del mondo che sembra esclusivamente quella delle fabbriche, che è una visione molto ristretta, estremamente ristretta, che esclude esclusivamente per incapacità, ma pure anche per definizione e qualsiasi altra considerazione, queste ideologie hanno finito. Quindi le cose, i punti di riferimento stanno cambiando rapidamente sotto i nostri occhi. Oggi noi parliamo ad esempio di bioregionalismo, questi sono concetti che rappresentano qualcosa di nuovo nell'ambito di qualcosa che invece è l'ecologia in generale, una concezione della vita che, pur essendo nata, essendosi sviluppata da qualche annetto, apparentemente non ha colpito le modalità di vita dei cittadini, soprattutto dei cittadini dei grandi centri urbani. In realtà queste concezioni hanno già di molto intriso tutte le ideologie correnti, magari uno non se ne accorge, ma se andiamo a interpellare degli studiosi autentici, dei filosofi autentici, degli antropologi, questi hanno captato perfettamente che nella comunicazione generale, diciamo pure orizzontale, umana, certi concetti sono stati assolutamente acquisiti. Per noi che ci troviamo a discutere di qualcosa che ci sembra essere innovativo, che poi per noi non lo è, perché ormai sono anni che noi viviamo con questa mentalità in questo ambiente, allora noi pensiamo di essere all'estrema avanguardia di un qualcosa che in realtà non c'è più, nel senso che il mondo si sta muovendo in quella direzione, che se ne dica, e che possano certi pessimisti pensare che avvenga. Noi ci muoviamo in un ambiente di una ricchezza di proposte, di conoscenze, la massa di conoscenze che ci vengono riversate anche dalle televisioni, è una cosa interessantissima. Mia moglie, che vede abitualmente i programmi pomeridiani sulla natura, sugli animali e quant'altro, si rende conto della grande rivoluzione che sta avvenendo in questi giorni. Allora, l'altro giorno, l'altra notte, la cosa mi ha colpito perché io ho sempre sostenuto, si parlava del battiscafo, del vecchio battiscafo, il quale battiscafo era arrivato a profondità impensabili, e quello che commentava, che era un fisico, disse, e lì scoprirono, circa 15 anni fa però, che anche nelle estreme profondità c'è la vita, nelle estreme profondità del mare. Ma noi l'abbiamo sempre saputo, cioè può esistere una terra come quella che concepiamo noi pensando che da qualche parte non ci possa essere la vita, è un assurdo, no? E ogni volta che l'umanità approfondisce queste conoscenze, arriva oltre, va oltre, scopre la vita, nel momento in cui noi andremo a colonizzare alcune
pianeti, magari quelli più vicino a noi, scopriremo con grande meraviglia che la vita c'è anche lì, perché l'identificazione bruniana tra concezione del mondo e vita, che fu anche di Tommaso Campanella tradotto, è una realtà, l'hanno bruciato per quello. La vita è ovunque e sarà sempre ovunque. Allora noi cosa dobbiamo percepire? Primo, che i dati scientifici, quelli più acuti, quelli più profondi, confermano quello che abbiamo sempre saputo. Secondo, che la natura, la terra è vita. L'identificazione anche mentale, morale, tra il concetto di terra non c'è niente. Un pezzo di terra che noi percepiamo con gli occhi della razionalità, del razionalismo, è talmente pieno di vita che noi ogni volta che approfondiamo con qualche strumento della scienza, andiamo sempre più a fondo, no? Approfondiamo che la terra in se stessa è vita, e la polvere, la mota, quello che c'è qui, è solo vita. D'altronde non potrebbe esserci la vita vegetale se non ci fosse altre forme di vita. La vita è la natura stessa, è la terra stessa, è la materialità, quello che dicevano, quello che pensavano, e pensavano bene ovviamente, gli alchimisti, che all'interno anche della natura più cristallizzata ci fossero delle forze, è stato ovviamente dimostrato. Quanti ne hanno bruciati di questi alchimisti? Quando si è parlato sempre, no, che gli alchimisti erano costretti a fare le loro ricerche di nascosto, certo, li pigliavano, li bruciavano, ma dicevano la verità. E questi sono i punti essenziali che noi dobbiamo percepire, e percependo tramandare e comunicare anche fisiologicamente agli altri, perché noi nel momento in cui pensiamo, noi comunque comunichiamo. Non è vero che la persona che pensa non possa comunicare. Nel momento in cui noi pensiamo, noi comunichiamo con gli altri, capito? Quindi comunque comunichiamo pensieri, emozioni, sentimenti, quello che volete, ma ormai è un dato acquisito per tutti. L'ultima cosa e l'ultima considerazione che voglio fare è questa. Di recente si è detto che la quantità di batteri e di altri piccoli oggetti estranei al nostro organismo, che vivono all'interno e a contatto con il nostro organismo, sono in numero superiore delle nostre cellule. Cosa significa? È una frase di un'importanza stratosferica. Se sono superiori delle nostre cellule, che cosa siamo noi? Qual è l'individualità? No? Siamo i nostri batteri. Non è nemmeno, rappresentata dalla separazione visiva delle cellule che caratteriscono la nostra epidermide, no? Se i batteri sono superiori, noi siamo ciò che è altro con noi. La deduzione non può essere anche altro che di questo tipo. Noi siamo noi stessi, cioè il nostro io, che è un io psichico, non un io meccanico razionalista come vorrebbero i tardo razionalisti, che vive in questa complessità di vita laddove, e lo ripeto, più che le cellule che dovrebbero afferire alla nostra concezione individuale, ci sono più batteri esterni. Allora noi siamo, che cosa siamo? Noi dobbiamo ancora percepire questa concezione di allargamento dell'io, perché la verità è questa qui. Allargare la coscienza significa capire che noi viviamo in un ambiente vivente, che la vita è tutto. Grazie dell'ascolto. Grazie. Grazie. Perfettamente in sintonia con l'idea dell'ecologia profonda, ti ringrazio veramente, hai toccato questo punto molto importante. Adesso vorrei che ognuno di noi